go, man, go! The goal is to arrive with less than 12 hours from the first. E voilà, prima mattina della seconda tappa. Là ci sono già le nostre azzurre. C'è l'anticiclone che ci sta dando il suo benvenuto. Da stasera la musica inizierà a cambiare, si copre tutto, diventa brutto e la domani inizia a pestare fino all'arrivo. Le 20-22 nodi e la barca fa 12-13 fissi. Una bestia, delle onde che salgono sul ponte che deve stare in acquario, cioè. Si vigina un po', ci sono raffica 25 nodi e il nostro pilotino fa il suo egregio lavoro. Sono punta 14 nodi e devo dire un po' umida la situazione. No, si va alla grande, si va alla grande. Però bellissimo perché sono riuscito ad avere la meteo e non funzionava da giorni, nella classifica sono primo, sono veramente contento. Poi ci regala gli spettacoli del genere. Ah, mamma mia, comunque trovare veramente i motivi di buon umore in questo momento. Sono devastato. Devo dire che la meteo di stamattina mi ha salvato il morale. Mamma mia. Sono convinto di essere lento con questa vellettina piccola, invece una bomba. Una bomba! Benedetto sole, ci hai salvato la vita, sarei morto a muffo. Ti hanno dato la meteo e la radio funziona. 6 giorni, 4, 5 ore. Non male. E mi sa che è un vantaggio enorme. Dai che stasera siamo a casa. Dai, dai, dai! L'ultimo tramonto a 7 miglia dall'arrivo. Alle stelle! Alle stelle! Ma no, assolutamente no, e in più arrivare qua con 50.000 di vantaggio ancora meno. E devo dire molto più goduriosa della prima tappa, perché qua eravamo veramente tutti alla pari e sono andato veramente forte. Non ho mai fatto una regata così corta. Ma se hai anche un corso che ci gai da Filisberg? Ouais, ouais, c'est incroyable, c'est top.
Roger da quando c'ha la barca nuova non ha più scuse e infatti le ha infilate una dietro l'altra. Grandissimo, ha fatto una super regata. Sta andando alla grande, ha vinto tutte le regate che ha fatto in questa primavera. Regata da manuale, usato, cioè affrontato la meteo scientificamente. Ha gestito benissimo la regata, veloce. Alla grande, cioè, sta facendo veramente una stagione fantastica. È veramente il cavallo di razza, è un ragazzo col dono. E niente, faccio il tifo.